Sono vecchio ormai, più che ottuagenario, nell'anno che corre dell'era cristiana 1858. Eppur giovane di cuore, forse meglio che non fossi mai nella combattuta giovinezza e nella stanchissima virilità. Molto vissi e soffersi, e non mi vennero meno quei conforti che, sconosciuti le più volte di mezzo alle tribolazioni, che sempre paiono soverchi alla smoderatezza e cascataggine umana, pur sollevano l'anima alla serenità della pace e della speranza, quando tornano poi alla memoria quali veramente sono. Talismani invincibili contro ogni avversa fortuna. Intendo quegli affetti e quelle opinioni che, anziché prender norma dalle vicende esteriori, comandano vittoriosamente ad esse e se ne fanno agone di operose battaglie. La mia indole, l'ingegno, la prima educazione, le operazioni e le sorti progressive furono, come ogni altra cosa umana, miste di bene e di male, e se non fosse sfoggio indiscreto di modestia, potrei anche aggiungere che in punto a merito abbondò piuttosto il male che il bene. Ma in tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno di essere narrato, se la mia vita non correva a cavalcione di questi 2 secoli, che resteranno un tempo assai memorabile, massime nella storia italiana. Infatti, fu in questo mezzo che diedero primo frutto di fecondità reale quelle speculazioni politiche che dal 1300 al 1700 traspirarono dalle opere di Dante, di Machiavello, di Filicaja, di Vico, e di tanti altri che non soccorrono ora alla mia mediocre cultura e quasi ignoranza letteraria. La circostanza, altri direbbe la sventura, di aver vissuto in questi anni mi ha dunque indotto nel divisamento di scrivere quanto ho veduto, sentito, fatto e provato dalla prima infanzia al cominciare della vecchiaia. Quando gli acciacchi dell'età, la condiscendenza ai più giovani, la temperanza delle opinioni senili e, diciamolo anche, l'esperienza di molte e molte disgrazie in questi ultimi anni mi ridussero a quella dimora campestre dove aveva assistito all'ultimo e ridicolo atto del gran dramma feudale. Il mio semplice racconto rispetto alla storia ha diversa importanza di quella che avrebbe una nota apposta da ignota mano contemporanea alle rivelazioni di un antichissimo codice. L'attività privata di un uomo che non fu né tanto avara da trincerarsi in se stessa contro le miserie comuni, né tanto stoica da opporsi deliberatamente ad esse, né tanto sapiente o superba da trascurarle disprezzandole, mi pare in alcun modo riflettere l'attività comune e nazionale che la assorbe, come il cader di una goccia rappresenta la direzione della pioggia. Così l'esposizione dei casi miei sarà quasi un esemplare di quelle innumerevoli sorti individuali che dallo sfasciarsi dei vecchi ordinamenti politici al rafforzarsi dei presenti composero la gran sorte nazionale italiana. Mi sbaglierò forse, ma meditando dietro essi potranno alcuni giovani sbaldanzirsi dalle pericolose lusinghe e taluni anche infervorarsi nell'opera lentamente ma durevolmente avviata, e molti poi fermare in non mutabili credenze quelle vaghe aspirazioni che fanno loro tentar 100 vie
prima di trovare quell'una che li conduca nella vera pratica del ministero civile. Così almeno parve a me, in tutti i 9 anni, nei quali a sbalzi, come suggerivano l'estro e la memoria, venni scrivendo queste note, le quali, cominciate con fede pertinace, alla sera una grande sconfitta, e condotte a termine attraverso una lunga espiazione in questi anni di rinata operosità, contribuirono alquanto a persuadermi del maggior nervo e delle più legittime speranze nei presenti, con lo spettacolo delle debolezze e delle malvagità passate. Ed ora, prima di prendere a trascriverle, volli con queste poche righe di proemio definire e sanzionar meglio quel pensiero che a me già vecchio e non letterato cercò forse indarno insegnare la malagevole arte dello scrivere. Ma già la chiarezza delle idee, la semplicità dei sentimenti e la verità della storia mi saranno scusa e più ancora supplemento alla mancanza di retorica. La simpatia dei buoni lettori mi terrà vece di gloria. Al limitare della tomba, già ormai solo nel mondo, abbandonato così dagli amici che dai nemici, senza timori e senza speranze che non siano eterne, libero per l'età da quelle passioni che sovente purtroppo deviarono dal retto sentiero i miei giudizi e dalle caduche lusinghe della mia non temeraria ambizione, un solo frutto raccolsi della mia vita, la pace dell'animo. In questa vivo contento, in questa mi affido, questa io addito ai miei fratelli più giovani come il più invidiabile tesoro e l'unico scudo per difendersi contro gli adescamenti dei falsi amici, le frodi dei vili e le soperchierie dei potenti. Un'altra osservanza digio io fare, alla quale la voce d'un ottuagenario sarà forse per dare alcuna autorità. E questa è che la vita fu da me sperimentata un bene, ove l'umiltà ci consenta di considerare noi stessi come artefici infinitesimali della vita mondiale. E la rettitudine dell'animo ci avvezzi a riputare il bene di molti altri superiore di gran lunga al bene di noi soli. La mia esistenza temporale come uomo tocca ormai al suo termine. Contento del bene che operai e sicuro di aver riparato per quanto stette in me al male commesso, non ho altra speranza ed altra fede se non che essa sbocchi e si confonda oggimai nel gran mare dell'essere. La pace di cui godo ora è come quel golfo misterioso in fondo al quale l'ardito navigatore trova un passaggio per l'oceano, infinitamente calmo, dell'eternità. Ma il pensiero, prima di tuffarsi in quel tempo che non avrà più differenza di tempi, si slancia ancora una volta nel futuro degli uomini. E adesso lega fidente le proprie colpe da espiare, le proprie speranze da raccogliere, i propri voti da compiere.